il grande centro e l'idea che si riproporrà appena dopo l'estate. È questo il cammino che intraprenderà l'Udeur, che si accompagnerà al CDU, che non è mai scomparso del tutto dalla scena politica nazionale. Con queste parole l'onorevole Luigi Nocera annuncia le prossime mosse politiche dell'Udeur e di quanti sono legati all'onorevole Mastella. In chiusura non manca all'onorevole Nocera di lanciare un messaggio critico all'onorevole De Mita, da cui è separato politicamente ormai già da tempo. Antonio Lubritto, Peppe Nocera insieme, beh, me lo consenta, dopo tanti anni. Ma nella vita io credo che i rapporti di amicizia, i rapporti, voglio dire, sul piano personale, al di là delle questioni che possono essere anche di carattere politico nel passato, non sono mai venuti meno tra me e Antonio Lubritto. Credo che il nuovismo, che molte volte è stato detto che portava avanti le questioni nella nostra società, si è dimostrato non all'altezza del compito. Non sta a me fare le critiche, ma sta al popolo giudicare l'operato dei nuovi. Io mi sento vecchio, ma sono giovane, vecchio perché sono tanti anni che sto in politica, io ho avuto un'interruzione di percorso, adesso ricominciamo. È di creare un nuovo partito, una nuova formazione cattolica democratica, il nostro sforzo, perché io faccio parte attivamente in questo momento del coordinamento nazionale dell'Udeur insieme con Clemente Mastella, credo che faremo a settembre una federazione con il CDU, perché ci sarà ancora il CDU, poi faremo un congresso unitario a dicembre con tutte le forze che si ritengono in questo momento escluse, il famoso centro. Vediamo anche i movimenti che succedono negli ambiti dei partiti, quale il PDL, nello stesso momento anche il PD, che sono in fase di ristrutturazione, anche noi ci stiamo muovendo verso la ristrutturazione. Devo dire con molta onestà che la delusione più grande nella mia storia politica è stata il presidente De Mita.